Ciao a tutte ragazze, allora finalmente riesco a registrare il video I Love Spring perché so che ormai è passato un mese da quando è arrivata la primavera, ma io non sono riuscita a dire che era veramente primavera fin quando finalmente non è arrivato questo. Almeno qui fa un caldo pazzesco, c'è cioè un'afa pazzesca. E io solo ora riesco a dire che è arrivata veramente la primavera perché ci sono stati molti giorni in cui ha piovuto, quindi non sono riuscita a dire appunto che era veramente, per me era veramente primavera. Comunque iniziamo subito. Questo sarebbe il famosissimo video che sta girando ultimamente. Ne ho visto infatti tanti video su questo tag di molte ragazze, appunto, di YouTubers. Mi è piaciuto tanto vederlo dalle altre e quindi ho deciso di farlo anche io, anche se, appunto, come vi ho detto, con molto ritardo. Allora, non ho preso tutte le domande. Che volevano appunto il tag. Ho preso quelle che più mi piacevano e niente. Sono 9 domande e iniziamo subito. Smalti preferiti per la primavera. Allora, qua ne ho scelti 6 e sono tutti della Rimmel. Ho scelto No, che certo, sto usando ultimamente questo, e sono tutti della Rimmel, premetto, questo che è il Unstyled Coral del 415 ed è questo appunto, questo color corallo. Poi sto usando anche questo che è questo color arancione chiaro. Ed è il 402 Orange Boots. Poi questo è il 298 Pink Amazon ed è questo fucsia molto molto brillante. Poi c'è questo rosa che è il 230 Portobello Pink. Poi ho questo fantastico verde acqua che lo sto usando tantissimo ed è l'801 Diamond in the Sky. Se non mi sbaglio di un paio di smalti ho messo la fotografia indossato su Instagram. Poi comunque vi lascio il mio contatto Instagram qua sotto nell'info box. E poi c'è questo che uso leggermente di meno, è questo giallo Mellow Yellow. È un giallo molto, molto acceso, giallo canarino, diciamo. E questi sono appunto gli smalti che sto usando. Quest'anno vanno tantissimo, in questa primavera, anzi, vanno tantissimo i color pastello. E quindi ne ho comprato appunto un po'. Poi non fate caso al mio cartoncino dove tengo appuntate tutte quante le mie domande perché sennò con il cellulare non riuscivo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che mi sto facendo crescere le unghie, ma già non mi ci vedo più. Comunque, colore di rossetti e gloss che usi primaverili. Allora, per i rossetti io ultimamente sto usando un paio di rossetti. Iniziamo, ho questo della Mua che è lo shade 3 ed è questo fucsia acceso. Qui, dove qui sotto ha anche, come potete sapere, un balsamo labbra, non riesco ad aprirlo.
Poi sto usando anche questi due rossetti della Sienne, dove a breve, se riesco a caricarlo prima, il video di questi prodotti che ho appena scoperto, saprete già di cosa parlo, se no poi lo caricherò dopo questo video. E sto usando moltissimo questo. Non è un fucsia, è proprio un rosa Barbie. La telecamera fa vedere un po'. Ed è questo colore. C'è una differenza da questo fucsia a questo. E questo è il 13 Pink Explosion. Poi, sempre della stessa marca Sienne, usando questo Neon Coral che è il numero 9 ed è appunto questo color corallo. Poi un altro rossettino che sto usando tanto è questo della Debbie. Ed è il 20 Cinderella Kiss ed è quello che sto indossando in questo momento. Un attimo, mi sta squillando il cellulare. Scusatemi, mi stava squillando il telefono. Vi stavo parlando di questo rossetto qui, che è questo rosa, tipo un rosa antico. È molto semi-trasparente, non colora tanto ed è questo. Poi un altro rossettino, di questo ve ne ho già parlato quindi faccio molto velocemente, è questo dell'Avon ed è questo color corallo, è il Coral You Later, questo. Leggermente più scuro con questo color corallo e è leggermente più scuro del color corallo che vi ho fatto vedere prima. Poi ho la telecamera di qua, però guardo io, non so perché. L'unico gloss che sto usando ultimamente, colorato, che mi piace tantissimo, è questo della Sienne, che è del numero 12 Glamour's Night ed è questo fucsia brillantinosissimo. Questo. Niente, per quanto riguarda i rossetti abbiamo finito. L'altra domanda è il tuo capo preferito per la primavera. Allora, scusate per l'interruzione. Sto dicendo qual è il tuo capo preferito per la primavera. Oddio, che faccio che ho fatto? Tuo capo preferito per la primavera. Allora, appena arriva la primavera io uso solo maglie chiarissime. Cioè, uso molto le magliette bianche perché mi ci trovo meglio, nel senso che io adoro il bianco, quindi ho tantissime maglie bianche, ma in particolare le magliette che diciamo sto usando di più non è che le uso tutti i giorni, nel senso che sono questa maglia dell'H&M che ha questa fantasia qui, stavolta così, dell'H&M appunto, che ho preso, se non mi sbaglio, a settembre, no, non mi ricordo, comunque l'ho presa prima dell'inverno, però comunque era inverno e non l'ho usata qualche volta. Appunto questa maglietta in questo rosa con queste decorazioni appunto così la sto usando tantissimo, è questa maglia che
con le manichine fatte così che cadono leggermente sulle braccia. Poi un'altra maglia che ho comprato di recente per chi mi segue su Instagram, appunto, lo sa, è questa maglia fatta così, a prescindere che io adoro le righe. È questa appunto maglietta a righe fatta così, che ho preso di recente, se non mi sbaglio. Allora, questa l'ho presa a Lupin. Ed è questa maglietta fatta così con la mezza manica. Queste sono le due magliette che appunto sto usando di più, diciamo. Poi, fiore preferito per la primavera. Allora, a prescindere dalla primavera, io c'è il fiore che amo di più in assoluto, è appunto il girasole. Non ho un fiore fisso per ogni stagione, diciamo. Io amo costantemente e sempre ho sempre, anzi amato il girasole. Poi, accessorio preferito. Allora, per quanto riguarda gli accessori, io appena arriva la primavera li tolgo tutti fuori, cioè quando è inverno o autunno non riesco proprio ad usare accessori perché indossando le maniche lunghe si vanno a conficcare dentro le maniche. Quindi quando arriva il periodo primavera-estate io uso tantissimo i braccialetti perché li amo specialmente, li amo usarli appunto in questo periodo perché almeno si vedono. E quindi li tolgo tutti fuori appunto per la primavera. Poi, profumo preferito per la primavera. Allora, non ho un profumo preferito specifico per la primavera, ma ultimamente sto usando un profumo che mi piace tantissimo ed è un profumo della Playboy. Ma sto usando, non mi ricordo ora perché non ce l'ho qui vicino, quale sia. Comunque, il profumo della Playboy femminile, quello con la confezione rosa, più chiara. Ma ultimamente sto usando anche dei profumini, dei mini profumi, che sono gli scentini dell'Avon. Ve ne ho parlato di uno, se non mi sbaglio, nel primo video che ho fatto appunto per l'Avon, e sono quei mini profumi di tante appunto profumazioni tutte fruttate e sono fantastici. Infatti ogni giorno li ho presi di tutte quante le profumazioni, ogni giorno appunto cambio profumazione. Poi che cosa ami della primavera? Allora, io appena arriva la primavera, non so, mi riapro nel senso perché a me non piace tantissimo l'inverno. Infatti, gli unici periodi che amo di più nell'arco dell'anno sono gli intermezzi tra estate, autunno, quando inizia a fare quel lieve freddino dove non hai bisogno appunto di cappotti, ma metti che ne so una maglietta e un maglioncino, è appunto l'intermedio tra
appunto l'inverno è la primavera, poi comunque la primavera inoltrata. Amo leggermente l'estate solo per il mare. Niente, questo amo della primavera, quando inizi a metterti a mezze maniche e senti quel lieve vento caldo che c'è. Niente, questo. Ho fatto un poema. Poi, com'è il tempo in primavera dalle tue parti? Allora. Fin quando sono i primi giorni di primavera, quindi il tempo continua ad essere, diciamo, cominciano a fare le giornate calde, però è sempre incerto perché cioè, quando piove, io premetto che sono in un paese che cioè, è vicinissimo, anzi, al mare. Nonostante sia cioè il mio paese è diviso tra paese e marina, appunto. Io dal paese vedo costantemente tutto l'anno il mare, quindi potete capire che sono vicinissima. Poi, appunto, come stavo dicendo, appena arriva metà aprile, appunto, inizia a farsi sentire di più fin quando arrivano gli ultimi giorni di appunto di aprile. Io è oggi che è il 30 aprile, gli ultimi giorni di aprile e i primi giorni di maggio, dove inizio a fare un caldo. Scusate le interruzioni, ma un po' squilla il mio cellulare, un po' il telefono di casa. Comunque stavo dicendo che appena arrivano i primi giorni di maggio comincia a fare un caldo terribile. Infatti oggi fa un caldo appunto terribile, c'è un'afa, anche se c'è un po' di venticello, è un vento caldo e quindi si muore. E niente, fino poi arrivare all'estate dove non si sostiene proprio il caldo. L'ideale è stare 20, 24 ore su 24 sulla spiaggia, quindi si allevia la cosa. Comunque, l'ultima domanda, mi sto prolungando troppo, è sei una persona da pulizia di primavera? Allora, sì, cioè nel senso che appena vedo che appunto il tempo si stabilisce, io inizio a svuotare l'armadio, inizio a togliere tutti quanti i vestiti che ormai non mi servono più, lo rimetto a posto, faccio 50 cambiamenti tra un armadio e l'altro. Infatti ultimamente ho anche sistemato la mia postazione make-up, ho comprato altri cassettini per riporre tutte quante le cose, per far sì che sia tutto più ordinato. Niente ragazzi, allora, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Niente, ci rivediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguito in questo video. Ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!